Giornata straordinaria qui a Rieti Centro Italia col campionato nazionale di bike trial, ma noi ci siamo fermati commossi ad abbracciare Michelangelo Rossi di ritorno da una maratona importante che si è tenuta oggi all'Aquila. Una maratona dedicata a Miguel e a Michela. Ricordiamo che Michela Rossi, straordinaria fanciulla che portiamo nel cuore qui a Rieti, è una purtroppo delle tre vittime del sisma che ha toccato la città dell'Aquila, e il suo eroico papà, la sua eroica famiglia, il fratello continuano a correre perché lei, ingegnere aerospaziale, fra l'altro era appassionata di corsa, era appassionata di maratona e ne faceva davvero tante, tant'è che la sera drammatica, la di ritorno dalla Stramilano. Michelangelo, un modo per ricordarla, tu correvi prima? Io correvo prima, ho fatto sempre sport di fondo, recentemente però non correvo più. Corro quel tanto che serve per la salute, però partecipo sempre alle manifestazioni che ricordano Michela, e oggi ho voluto onorare il suo ricordo partecipando alla corsa di Miguel e di Michela, corsa che l'Atletica L'Aquila, in occasione della manifestazione della Campestrina che tutti già conoscono, ha aggiunto alle manifestazioni della Campestrina la corsa di Miguel e di Michela, e quindi direi tutti noi ce ne siamo coinvolti, e volevo far vedere la foto, la maglietta che sia io che mio figlio portiamo sempre per onorare Michela, con sulla una dedica, una bella dedica che io vado sportivi, i suoi amici sportivi gli avevano preparato subito il decesso, che ora è il simbolo della nostra, del nostro impegno e della nostra vittoria, che comunque, se vuoi leggere, io leggo. Dimenticarsi di una persona è forse impossibile, è come lasciare una conchiglia sulla spiaggia, le onde la porteranno via, ma nel mare ci sarà per sempre. Una dedica davvero importante. Ciao Michela. E io direi a questo punto, ti vuoi voltare? Voltati, che facciamo vedere. E qui c'è una foto. Questa è la foto che ha girato il mondo subito dopo il sisma, perché era la foto ufficiale della Stramilano, e quindi le agenzie di stampa ce l'avevano. E ricordiamo per far capire ai nostri spettatori, Michela era andata a correre la Stramilano e nel partire l'aereo non era stato puntuale, 3 ore di ritardo. Nel ritorno, proprio nel giorno maledetto all'Aquila, puntualità assoluta, arrivò all'Aquila a mezzanotte, giusto in tempo con l'appuntamento, ahimè, col destino. Ma Michela è viva nel cuore di tanti che la amano e continua a correre nel cielo dei nostri valori, delle nostre speranze, esempio intangibile di sapienza unita allo sport. Mi spiace far vedere questa foto, voltati. Il numero che vedete dietro è il numero che lei portava nella Stramilano, e l'organizzazione lo riserverà per sempre a Pierpaolo, e hanno istituito il premio Pierpaolo, che è mio figlio, quindi suo fratello, che corre sempre alla Stramilano, e questo numero è riservato a Michela. Non verrà più assegnato ad altri, se non in onore di Michela. E vado a leggere. Corriamo con Michela nel cuore per lei e perché la sua corsa infinita dia la forza a tutti gli abruzzesi di rialzarsi e di ripartire. Puoi voltarti, davvero parole che toccano il cuore. E ricordiamo che tuo figlio, che si chiama Pierpaolo, non correva, ha cominciato a correre dopo, e porta sulla maglia, questa maglia, la passione di Michela. Ed è bello perché mi si raccontava a Napoli, in una maratona, un'amica di Michela che non sapeva dell'accaduto
ha riconosciuto Michela sulla maglia di Pierpaolo. Bene, sono emozioni che danno i brividi. Michela continua a correre e continua a correre con la forza di un esempio e di un amore davvero importante, perché Michela, diciamolo, Michelangelo, Michela aveva già vinto una grande battaglia nella sua vita, dando una prova di determinazione infinita. Vogliamo ricordare cosa era accaduto alla giovanissima Michela? Beh, questo mi è molto difficile ricordarlo. All'età di 22 anni ebbe un grave incidente di intossicazione da gas metano e rimase in coma per diversi giorni e riportò le conseguenze per diversi anni, poi seppe risorgere, riprese gli studi, si laureò, cominciò a ripraticare lo sport e praticò anche quegli sport che i medici gli avevano proibito. Per esempio? L'alpinismo, ma soprattutto era appassionata di sub e fra le sue cose, nelle macerie, abbiamo trovato un tesserino da istruttore di sub. Noi sapevamo che frequentava la Sardegna, sapevamo che frequentava certi ambienti, però non ci diceva quello che i medici gli avevano proibito. Noi abbiamo trovato le sue foto in immersione, abbiamo trovato il tesserino da istruttore da sub. Questo per indicare la determinazione, la passione, quello che per lei era lo sport. Gli sport estremi per testimoniare il suo attaccamento feroce alla vita. Lei che era stata completamente resettata dal coma e che aveva dovuto imparare di nuovo le cose più semplici, anche, mi si diceva, legarsi le scarpe, le cose, e poi lei ha ricominciato a studiare e la prima volta che ha fatto un esame, io ricordo questo episodio, mi è stato raccontato che comunque lei superò e lei purtuttavia non era contenta perché aveva l'impressione che le avessero dato qualcosa per premiarla e che quello, e lei invece voleva conquistarsi con le sue forze. Le sue forze, sì, e poi la determinazione delle sue forze è che dopo aver avviato il podismo ha avviato il triathlon, per cui ha fatto delle prove di duathlon con bicicletta e podismo e si stava preparando per il triathlon, infatti si stava allenando sul nuoto. È arrivata terza di categoria in un campionato del mondo sulle Hawaii, su una categoria, campionato del mondo ha poco significato a dire, in una categoria, in una gara speciale sui vulcani dove soprattutto è difficile camminare, ecco. Quindi lei con la sua esperienza da alpinista non professionale ma certo, frequentatore di rocce, seppe cogliere questo successo sulle Hawaii, e quindi a conferma della determinazione nello sport, ecco. Voi oggi festeggiate una manifestazione sportiva, Michela, se fosse stata presente, avrebbe detto: comincio anch'io, mi piace, è entusiasmo. Sicuramente si sarebbe dedicata anche ai bike trial. Maratona di oggi all'Aquila, dedicata a maratona di oggi all'Aquila. Corsa podistica, un 10 chilometri. Perfetto, 10 chilometri dedicati a Michela, questo poeta argentino dei Saparesido, e a Michela dagli amici dell'Aquila. Voglio precisare, siccome nel centro storico dell'Aquila la maratona non si presta, quindi la distanza massima è questa qui dei 10 chilometri, però in mezzo alle macerie nel centro storico, nella zona rossa dell'Aquila, questo è... Celebriamo con questa intervista, grazie davvero a Michelangelo Rossi, perché possiamo ben capire la sua emozione, una grande donna, una grande sportiva, l'ingegnere aerospaziale Michela Rossi.